Nell'ambito dell'attuale programmazione comunitaria, le aziende possono intercettare diverse possibilità economiche di intervento, sia per gli interventi strutturali che di aiuto al reddito. La classica domanda relativa agli aiuti diretti del primo pilastro, ovviamente a disposizione di tutte le aziende agricole, agricoltori attivi che operano. Nel secondo pilastro invece interessanti sono una serie di pacchetti di misure che possono aiutare l'azienda nella propria attività. Dalle misure a superficie, come le misure agroclimatico ambientali o se l'azienda intraprende percorsi sull'agricoltura biologica, incentivi per appunto attivare questo tipo di produzione, di modalità di produzione, per le zone di montagna c'è ulteriormente l'indennità compensativa, la misura 13, che sostiene il reddito delle zone più svantaggiate. Abbiamo poi interventi più strutturali, in particolare per i nuovi agricoltori giovani che intendono attivare un percorso di avviamento della propria attività, la misura 6101, che dà degli incentivi per poter partire con un abbattimento dei costi di avvio. La misura sugli investimenti, la 4101, che consente di fare delle programmazioni più a lungo periodo sugli interventi strutturali, e poi la novità delle misure sulla cooperazione, in particolare quella sulle filiere corte, la 16.4, che può aggregare soggetti in un'organizzazione più idonea e funzionale allo sviluppo della vendita diretta, o la misura dei gruppi operativi, il partenariato europeo per l'innovazione, che permette di, attraverso l'aggregazione di aziende e di soggetti pubblici come università, eccetera, di dare risposte innovative ai problemi che possono insorgere nell'attività e quindi rilanciare, diciamo, il proprio business, la propria attività con innovazioni sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico.